pari e rimpianti, tantissimi. Non la chiude, si fa rimontare rischiando anche di perderla. Della serie chi sbaglia paga. La storia si ripete, ma se col Frosinone è andata di lusso, quelli lasciati alla Rechi sono senza dubbio due punti persi. Zeman. Penso che abbiamo fatto bene, poi quando c'eravamo la palla di 3-0 facile, purtroppo non l'abbiamo sfruttata e poi ci siamo messi a giochicchiare. Cercavamo di fare cose difficili che non sono cose nostre, tra ricerca dei tunnel e ricerca di passaggio a un metro che non ha significato. Noi dobbiamo giocare con concentrazione e sui ritmi. Quando ci fermiamo, già abbiamo pagato con Frosinone, abbiamo pagato anche oggi. Due le novità di formazione, torna titolare Zampano preferito a Crescenzi, Capone in attacco con Del Sole, Pettinari, previsioni dunque disattese, panchina per Bobo, Balzano e Benalì. Confermato Mazzotta, soprattutto Coda che proprio alla Rechi nel febbraio 2016 esordì infortunandosi nei minuti finali con la maglia del Pescara. Per contro fuori Gatto, Rosina e l'ex Rizzo, 4-5-1 con una variante tattica vitale nel tridente offensivo completato da Sprocati e Bocalon. Puccini, altro ex, inizialmente terzino sinistro. Primo brivido all'alba del match. Ricci spira a Sprocati, destro ravvicinato. Piglia c'è di sventa. Il Pescara risponde all'undicesimo. Koulibaly, Brugman, Perrotta, colpo di tacco attento Radunovic. Due minuti più tardi, altro pericolo di una certa consistenza. Sprocati in verticale per Vitale che si libera di Zampano ma spedisce alto da posizione invidiabile. Continui capovolgimenti, i biancazzurri spingono, Del Sole col mancino da fuori di poco alto, preludio all'avvantaggio. 24esimo, sponda acuta di Pettinari, inserimento di Zampano, accelerazione d'assist perfetto per Capone che tutto solo non può sbagliare. Azione splendida, prima rete in campionato, seconda stagionale per il 18enne prodotto atalantino dopo il gol di Brescia in Team Cup. 36esimo, biancazzurri ad un passo dal 2-0, da Capone a Koulibaly, dentro per Del Sole che prova a piazzare. Miracolo di Radunovic. Nel frattempo Vitale terzino sinistro, il suo ruolo originario, Puccino esterno alto a destra, Sprocati sul versante opposto, ripresa fuori Perico, dentro il portoghese Alex, esterno d'attacco classe 91 al debutto, Puccino terzino destro. Tre biancazzurri, Carraro per Proietti, uscito malconcio dopo uno scontro con Minala nella prima frazione, non sarà la stessa cosa e comunque nulla sino al 16esimo, quando Zito, appena subentrato a Della Rocca, spreca ciabattando al lato una grande opportunità sulla sponda aerea di Bocalon. 4 minuti più tardi, Perrotta prima la combina grossa, poi rimedia miracolosamente con l'ausilio del palo sul sinistro a colpo sicuro di Sprocati, servito da Bocalon. Sarebbe utile un cambio conservativo. Zeman invece avvicenda Capone con Benalì, pur tuttavia nel momento più delicato, cross di Zampano. Respinta in anticipo, Brugman scambia con Benalì e rifinisce per Pettinari che deve solo spingere a porta vuota. 2-0 Pescara, 7° gol in 4 partite per l'attaccante romano. Alla mezz'ora, purtroppo senza immagini, i biancazzurri potrebbero chiuderla, ma Benalì, occhi negli occhi con Radunovic, si incarta, soprattutto ignora Koulibaly in splendida solitudine. Gira la partita, il tutto per tutto di Bollini, Rodriguez per Puccino, quattro attaccanti, Granata la riaprono col gioiello di Sprocati, magnifico destro a giro, che prodezza, 2-1 al 32esimo, Canute rileva Koulibaly, 39esimo, rasoiata di Brugman, in affanno Radunovic che in qualche modo si rifugia in calcio d'angolo, Salernitana avanti tutta, sforzi premiati al 90esimo, punizione di Vitale, difesa tutt'altro che attenta e compatta, ne approfitta Minala, tocco risolutore da due passi. Finisce così 2-2, altro giro, stessa corsa, ovvero il solito cliché.